Oh, happy day. È pronto a scaldare la città, Pesaro nel cuore. Il calendario di iniziative dedicato alle festività promosso dal comune. Sarà un Natale ancora più bello, assicurato sindaco, ma con meno energia sprecata per essere in linea con il periodo storico che stiamo vivendo. Come sempre, ha detto Ricci, ci siamo dovuti adeguare alle condizioni in cui ci troviamo. Per 2 anni alle restrizioni del Covid, ora a quelle dovute al caro energia e all'inflazione. Ma sarà comunque un Natale ricco di iniziative, fantastico, ha detto, il cui punto d'incontro sarà la rinnovata Piazza del Popolo, grande assente, la pista di ghiaccio. A dare il via agli eventi sarà l'accensione dell'abete più illuminato d'Italia, ma a basso consumo grazie alle 100.000 luci a LED. L'appuntamento è per giovedì 8 dicembre alle ore 18 con una cerimonia di apertura che sarà un tocco al cuore e che stupirà con effetti speciali e con le canzoni interpretate dal coro Grillo d'Oro. E cominciamo un po' più tardi quest'anno per dinamiche legate alla disponibilità della piazza, visto il rifacimento del manto, ma non per questo non sarà un Natale altrettanto bello, anzi abbiamo preparato un programma veramente interessante, un programma più articolato e più, diciamo, bello rispetto agli altri anni, proprio perché volevamo far sì che, nonostante il caro energia che ci ha portato via pista di pattinaggio e luminare nel centro storico, possiamo in qualche modo scaldare il cuore dei pesaresi e dei tanti turisti che ci verranno a trovare in questo periodo. E quindi si accende Pesaro nel cuore dall'8 di dicembre all'8 di gennaio in Piazza del Popolo e in tante altre location della città. Avremo la possibilità di assistere a spettacoli di danza, spettacoli di musica, avremo la possibilità di assistere agli spettacoli di coccole sonore che porteranno in centro a Pesaro tanto divertimento, avremo la possibilità di gioire assieme a delle performance di cori gospel che in città e porteranno l'atmosfera natalizia, e tutto questo per, come dicevo prima, per far sì che turisti e cittadini possano vivere questo Natale e magari, ecco, in maniera calda, in maniera unita. Coinvolti anche gli studenti del liceo Mengaroni, che arricchiranno l'abete con decorazioni da loro ideate e realizzate. Farà da cornice invece il mercatino composto da 25 espositori. Questa è una pagina di Natale che abbiamo decorato in classe durante le ore di laboratorio. Possiamo vedere che sui toni del blu e del bianco e dell'argento abbiamo usato degli smalti e ci siamo ispirati a diverse palline di tema di paesaggi vintage. È stato un progetto molto bello proprio perché noi generazione Z siamo abituati al moderno, alle luci, a vedere tutto tecnologico, e ci ha aperto uno spiraglio, un faro su magari tradizioni che avevamo dimenticato e avevamo abbandonato. E secondo me, come ha detto la prof Pagnini, è stato un bellissimo progetto che ci ha dato il Comune di Pesaro, e speriamo anche i prossimi anni di continuare così. L'8 dicembre ci sarà anche Pesaro Village con un personaggio di grande impatto, l'uomo di ghiaccio guidato da un Babbo Natale spaziale. Ad elencare invece le proposte di DNA, il CEO Carlo Rossetti. Quest'anno siamo sul palco, dove ci sarà praticamente uno spettacolo tratto dalla puntata che è in onda su Cartonito in questo momento della serie Whisky sui Amici. Quindi sarà uno spettacolo interattivo, farà video coloratissimi, bellissimi, canzoni, balletti e recitazione. Inoltre saranno presenti i laboratori Mele Gatti Lab, protagonisti di una storia natalizia che proseguirà seguendo un calendario dell'avvento e che chiamerà i bambini a ricomporre i 24 pezzi di una ricetta che un cattivo ha sparso per il mondo. Spazio anche al tema dell'alimentazione, che verrà affrontato insieme ad esperti di nutrizione e chef con un'attenzione al risparmio energetico ed economico. Abbiamo un ulteriore laboratorio invece con la Lega del Filo d'Oro, dove facciamo delle esperienze sensoriali sul Natale. Le famiglie verranno bendate in un gioco, dovranno riconoscere delle cose, e l'abbiamo già fatta a Milano a Bimbi in Fiera ed è stata una cosa molto interessante e divertente. Il Natale di Pesaro sarà anche solidale, in particolare in via Curial, dove verrà allestito il villaggio Natavis. E perché di solito parlare di sangue viene associato sempre a un evento brutto, invece noi lo vogliamo associare a un evento bello, che è quello dell'atmosfera natalizia, e abbiamo creato appunto questo piccolo villaggio dove ci sarà un piccolo pony, e la casetta di Babbo Natale e l'angolo per scrivere le famose letterine per poi spedirle direttamente nella cassetta di Babbo Natale, che si troverà lì. Quindi vi chiediamo a tutti di allungare la passeggiata fino a via Curial e di venirci a trovare.